Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Autonomia differenziata, pace fatta tra il governatore De Luca e il ministro Calderoli. Solo una settimana fa sembrava certo lo strappo istituzionale sull'autonomia differenziata tra governo e regione Campania, o meglio tra il presidente Vincenzo De Luca, pronto a guidare la ribellione dei governatori delle regioni meridionali contro il rischio di aggravare il dislivello tra regioni del nord e del sud, ed il ministro agli affari regionali, il leghista Roberto Calderoli. Non ci sono state pacche sulle spalle, ma poco ci è mancato ieri all'incontro sul disegno di legge sull'autonomia differenziata, un clima disteso tra i due rappresentanti istituzionali, niente uomo del sud contro uomo del nord, visto che a quanto ha detto De Luca, a margine con i giornalisti, il ministro ha convenuto sulla necessità di apportare i cambiamenti alla norma e in particolare sulla definizione dei LEP, acronimo di livelli di prestazioni essenziali. Anche il ministro ha accettato in buona sostanza l'impostazione di fondo della Regione Campania, cioè prima di parlare di autonomia definiamo i livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini italiani, dal Piemonte alla Sicilia. Definiti i livelli essenziali delle prestazioni possiamo definire tutto il resto. Il secondo round sarà confrontarsi con i vari ministeri che hanno gestito quelle competenze e quelle risorse e non li vedrò entusiasti nel fatto di cedere competenze e risorse. Quindi siamo solo al primo tempo della partita. Chi non è convinto che dall'autonomia differenziata possa arrivare qualcosa di buono per i lavoratori meridionali sono i rappresentanti del sindacato USB che hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Campania, dove era in corso il vertice tra De Luca e Calderoli. L'autonomia differenziata non fa altro che creare ulteriormente il divario tra le regioni del nord e del sud e creare un disagio di tipo complessivo su quelli che sono i filoni fondamentali che uno Stato deve tenere ben presente: la scuola pubblica, la sanità pubblica, la ricerca pubblica. 3 arresti nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Ad Acerra un imprenditore denuncia. 3 persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra su delega del procuratore distrettuale, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Napoli. Si tratta di Rosario Tedesco, di 58 anni, Vincenzo Carofaro, 57 anni, e Massimo Volpicelli, di 36. I primi 2 originari di Acerra e il terzo di Caivano. Secondo l'accusa, i 3 arrestati avrebbero tentato un'estorsione ai danni di un'impresa impegnata nei lavori di ristrutturazione di un immobile nel comune di Acerra. I 3 indagati, spiega un comunicato dei carabinieri, sono stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo, dopo essere giunto sul posto, si è rivolto a uno degli operai presenti nel cantiere, pronunciando frasi minacciose con il fine di costringere il titolare della società a versare una imprecisata somma di denaro a titolo estorsivo. Le vittime però si sono immediatamente rivolte ai carabinieri che, mediante un'attività investigativa condotta anche attraverso un'analisi del sistema di videosorveglianza del comune, ha permesso la ricostruzione di un solido quadro indiziario che è stato avvalorato dal giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento è di natura cautelare e dunque si presta a un'impugnativa e difesa dei 3 imputati che devono ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. 8 dicembre, prove tecniche per un Natale da tutto esaurito. Senso unico nelle stradine del centro storico e tutor per dare informazioni ai turisti. Sono queste le novità introdotte dall'amministrazione comunale di Napoli per aiutare le orde di visitatori arrivati in città per il Ponte dell'Immacolata a districarsi tra Decumani e Borgo dei Presepi. L'8 dicembre è servito per fare le prove generali in vista del Natale, atteso in città 1 milione di visitatori fino alla settimana centrale delle festività natalizie. Senso unico quindi via San Gregorio Armeno, dopo che nello scorso weekend si erano verificati letteralmente blocchi alla circolazione pedonale, con polemiche entrate anche nel dibattito politico cittadino, dopo che alcuni video diventati virali sui social mostravano veicoli per il soccorso bloccati nella calca. Questa mattina, con il senso unico in funzione, la situazione non sembrava essere migliorata. Nei punti nevralgici del centro, dove si trovano gli infopoint del progetto Vedi Napoli e poi torni, in servizio 30 tutor turistici che hanno il compito di accogliere i visitatori e dare loro assistenza e informazioni. Un progetto voluto dall'assessorato al turismo. Si calcola che per tutto il 2022 a Napoli siano transitati 11 milioni di visitatori.
Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Grazie per essere nuovamente con noi, ben trovato. Grazie a voi e buona settimana a tutti. Allora, quali sono le prossime scadenze, insomma, a cui i contribuenti devono tenere occhio? Allora, in primo luogo bisogna tenere conto che entro il 16 bisogna pagare l'IMU, entro il 16 si pagano i contributi relativi al personale dipendente, quindi le imprese devono pagare questi contributi, mentre per il 27 c'è la scadenza per le partite IVA, cioè bisogna versare un acconto IVA. Ci sono tre modi per poterlo versare: quello storico significa versare l'88% di quanto pagato nell'ultimo periodo dell'anno precedente, quello previsionale versare l'88% di quanto si prevede di dover versare per quest'ultimo periodo 2022, o c'è un modo di calcolo analitico, cioè fare i conteggi precisi al 20 dicembre. Dobbiamo però poi chiarire che chi ha iniziato o cessato nel 2022 non deve versare questo acconto. Certo, ricordiamo che nella manovra fiscale è alzata la soglia per il regime forfettario. Cosa significa e chi ne potrà beneficiare? Per il regime forfettario la soglia è portata dai 65.000 agli 85.000 euro, ne possono beneficiare ed è tra le altre cose, è un regime facoltativo e non obbligatorio, soltanto le ditte individuali, le persone fisiche, quindi ditte individuali e professionisti, sono escluse le società. Si paga un'imposta ad aliquota fissa del 15% su quanto guadagnato, a secondo poi del tipo di attività viene calcolato, diciamo, in modo in percentuale il reddito, quindi senza tenere conto dei costi effettivamente subiti. Presidente, noi abbiamo spesso nei nostri collegamenti parlato dell'utilizzo del limite del contante, insomma, limite del contante che l'Europa fissa a 10.000 euro. È vero, quindi, però l'Europa fissa 10.000 euro, però poi chiarisce che chi vuole può adottare dei limiti inferiori. Noi ricordiamo che dal 1 gennaio il limite per il nostro paese sarà di 4.999,99 euro, quindi da 5.000 euro in poi il pagamento dovrà comunque essere tracciato, però ecco, c'è spazio, se il governo vuole, di aumentare questa soglia a 9.999,99 euro. Staremo a vedere. Per quanto mi concerne, io la mia posizione è nota, io ritengo che un maggior utilizzo del contante tra le imprese, perché poi c'è chi dice: ma chi è che va a fare la spesa con 5.000 euro in tasca? E questo è vero, però questo limite del contante naturalmente viene utilizzato tra le imprese, viene utilizzato poi dai privati stessi che vogliono acquistare beni di lusso, tra le altre cose. Non ci dimentichiamo che anche chi viene in Italia con il contante è sottoposto a determinate regole. Quindi chiaramente sarebbe penalizzata l'Italia rispetto ad altri paesi se non crescesse il tetto. In particolare l'Italia del Nord, dove praticamente hanno la Svizzera vicino, tanto per dire, dove non c'è limite del contante fino a 90.000 euro, quindi vengono poi penalizzate le nostre aziende. Con la circolazione del contante c'è, dal mio punto di vista, un maggiore beneficio economico per tutti e quindi anche per lo Stato. Certo, insomma, bisogna dire che l'utilizzo del contante non equivale ad evasione fiscale. L'evasione fiscale è un problema serio nel nostro paese ed è un problema da assolutamente risolvere, ma lo si risolve prendendo i grandi evasori, non colpendo coloro che poi non hanno nulla da perdere, di conseguenza si recupera molto poco, forse si spende di più per rintracciarli.
Questo lo stiamo dicendo ormai da un po' di tempo, da molto tempo. Lo Stato, il fisco deve razionalizzare la lotta all'evasione fiscale. Ancora prima di andare avanti con certi accertamenti bisogna verificare, e lo Stato ne ha i mezzi, praticamente chi ha da perdere e chi non ha da perdere. È inutile, ecco, perderci del tempo rispetto a chi non ha niente da perdere, quindi bisogna perseguire comunque la grande evasione, chi ha da perdere, perché naturalmente da tutto questo effettivamente poi c'è da ricavare, invece tutt'altro, viceversa, si va ad accertare tutto. E comunque in effetti indipendentemente dalle cifre. Il momento che vive la nostra nazione è veramente difficile dal punto di vista economico. Bisogna investire, bisogna supportare le imprese made in Italy anche con un processo di internazionalizzazione. Questa manovra in qualche modo la convince? Beh, diciamo che sotto questo aspetto la manovra addirittura non prevede assolutamente niente. Noi ci auguriamo che praticamente almeno per il 2023, quindi nel corso dell'anno, vengano aiutate le aziende che internazionalizzano, perché ovviamente l'internazionalizzazione è una voce attiva della nostra economia, quindi bisogna incentivarla. Come bisogna incentivarla? Dandole una mano sulle quote di esportazione, quindi sgravi contributivi e fiscalità di vantaggio, quindi minore tasse su quelle quote che le aziende internazionalizzano, perché bisogna aiutarle a vincere la concorrenza delle aziende che dei paesi dove si pagano è basso il costo del lavoro e dove praticamente sono basse anche le tasse. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo e come sempre ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie a voi, alla prossima. L'influenza stagionale corre a un ritmo incessante, a Natale il picco. Febbre alta, tosse, raffreddore e nei casi più gravi anche le convulsioni. Sarà un'influenza stagionale tra le più aggressive dal 2004, quella che tra Natale e i primi giorni del 2023 metterà a letto circa 2 milioni di italiani. Ad essere maggiormente colpiti, bambini, anziani e soggetti fragili. Quest'anno è iniziato prima e in una maniera anche abbastanza virulenta. Si parla di una distanza addirittura di, diciamo, tra un contagiato e una persona da contagiare di 2 metri, quindi insomma anche una distanza elevata. Sono molti bambini per il momento colpiti, alla fascia anziana invece ancora si sta difendendo. Ma come si cura questa influenza? Come ogni anno chiaramente la vaccinazione viene consigliata. La popolazione, diciamo, ad hoc è quella degli anziani, i bambini, le donne in uno stato di gravidanza, le persone fragili o comunque medici, operatori sanitari. Intanto il Covid continua a circolare e con i sintomi della nuova influenza molto simili sono sempre di più le persone che ricorrono al tampone per escludere di essere venuti in contatto con il SARS-CoV-2. I primi sintomi che possono essere influenzali, le persone ancora vengono per fare il tampone in farmacia, ma anche per escludere, diciamo, una delle due possibilità. Quindi c'è un po' di confusione al momento, anche per discernere i due casi. Comunque una sintomatologia comune ce l'hanno, nel senso che poi alla fine tra il pizzicore alla gola, mal di gola, secrezioni nasali o comunque febbre si può andare in confusione. Siamo in collegamento con Fabrizia Fiore, presidente dell'associazione Il Miracolo di Carlo III. Benvenuta, grazie per essere collegata con noi. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Allora, al MAN, il presepe cortese in esposizione fino al 31 gennaio, come è stato possibile realizzarlo e soprattutto cosa si devono aspettare i visitatori?
È un'iniziativa che il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha accolto con entusiasmo nella sua visione del museo come un luogo aperto alla città e ai cittadini. I visitatori, nel visitare questa mostra, saranno immersi in un'atmosfera settecentesca alla corte di Carlo III di Borbone e visiteranno un presepe napoletano del Settecento. Si effettuerà un vero e proprio tour virtuale all'interno del presepe napoletano del Settecento per capire quelle che sono le storie racchiuse in questa forma artistica, i simboli e tutto quello che diciamo la nostra cultura, la cultura della nostra città racchiude in questa forma artistica. Il presepe è stato realizzato e allestito dall'architetto Marco Capasso, ma ci sono anche delle musiche suggestive. Sì, l'architetto Marco Capasso con il suo studio creativo si è occupato del progetto multimediale, quindi della parte multimediale, e il maestro Antonio Fresa ha composto delle musiche originali per questa mostra e per far entrare il visitatore in questa atmosfera e quindi per rendere diciamo ancora più immersiva l'esperienza che il visitatore effettuerà in questo contesto. Oltretutto, subito dopo le stanze immersive, ci sarà c'è un vero e proprio allestimento di figure presepiali originali del Settecento e quindi sarà possibile toccare con mano quella che era la cultura del tempo. Certo, ci sono in esposizione anche pezzi pregiati. Sì, assolutamente, c'è una per tutti, una natività di Giuseppe San Martino, che è l'autore del Cristo velato, noto a tutti appunto proprio per l'importanza di questa opera scultorea, e non mancano poi anche altre figure presepiali note, tra cui un oste di Nicola Somma, un nobile Salvatore di Franco, artisti che appunto appartenevano alla scuola di Giuseppe San Martino. Quindi un viaggio suggestivo tra il sacro e il profano in un momento molto particolare per la nostra città, turismo da record, quindi anche i turisti naturalmente verranno a visitare questo magnifico allestimento. Sì, accogliamo diciamo soprattutto i turisti a cui magari questa forma artistica è meno nota, ma sicuramente anche i cittadini napoletani che magari conoscono comunque il presepe napoletano, ma non bene forse le sue origini e la sua storia. E quindi attraverso questa immersione in questo mondo riusciranno anche i napoletani ad apprezzare e a guardare con occhio diverso il presepe napoletano e le nostre origini. Quanto sono importanti queste manifestazioni per tenere viva la memoria storica e farne un'arte che potrebbe in qualche modo creare anche sviluppo e occupazione nella nostra Napoli? Assolutamente, la nostra diciamo cultura sta tendendo, la nostra società tende un po' a perdere queste tradizioni, soprattutto la tradizione presepiali, e quindi abbiamo voluto diciamo una mostra che si avvicinasse anche ai giovani, perché attraverso lo strumento tecnologico è più semplice parlare ai ragazzi e quindi portare avanti questa tradizione che per Napoli è un vero e proprio lustro in tutto il mondo. Ricordiamo che al Metropolitan Museum di New York ogni anno viene allestito un albero che si chiama Angel Tree, che è composto da tutti angeli originali del Settecento, e al di sotto dell'albero viene fatto un vero e proprio presepe con sculture originali napoletane del Settecento, far capire quanto anche all'estero questa forma artistica è apprezzata. Le posso chiedere, prima di salutarci, come le è nata questa idea, una cosa personale, quale sentimento l'ha spinta a curare questo allestimento? Da un profondo amore per questa arte, per questa forma d'arte, che mi è stato tramandato da mio nonno, che era un appassionato e un collezionista. E piano piano negli anni, attraverso lo studio soprattutto di questa forma artistica e attraverso l'approfondimento, l'amore è diventato sempre più grande, e quindi l'intento è proprio quello di condividere questa passione, perché quando si ama veramente qualcosa si vuole condividere questa passione. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo e ricordiamo ai nostri telespettatori che l'allestimento sarà fino al 31 gennaio al MAN, il Museo Archeologico di Napoli. Arrivederci.
Grazie, grazie di tutto, arrivederci e buon Natale. Buon Natale anche a lei. Al Gran Caffè Gambrinus, un caffè sospeso per il Santo Bono. Al Gran Caffè Gambrinus un caffè sospeso per il Santo Bono, un'enorme caffettiera salvadanaio, è stata posizionata all'interno del locale da utilizzare come salvadanaio appunto per la raccolta fondi destinata al progetto di Pet Therapy 4 Zampe al Santo Bono 2023. Il progetto è realizzato con i fondi raccolti dalla Fondazione SOS Sostenitori del Santo Bono e destinato ai piccoli pazienti del reparto di neurochirurgia e neurooncologia dell'Ospedale Pediatrico di Napoli. Il presidente della Fondazione SOS Sostenitori Ospedale Santo Bono, Ugo De Luca. Questa è stata un'iniziativa richiesta dal professore Cinalli e dalla dottoressa Quaglietta, che è la responsabile della neurooncologia. Perché questi bambini sono bambini difficili, difficili anche l'approccio terapeutico, quindi, come dicevo prima, anche la riabilitazione di questi bambini, se è presente l'animale, se è presente così, è più agevole, perché i bambini sono più motivati e coinvolti nel affrontare anche una terapia che insomma, è un po' fastidiosa, come può essere quella fisioterapica. Ecco. Ma come si raccolgono le offerte? Non c'è un importo fisso, la somma è liberamente scelta da chi dona. Si può donare con l'inserimento dello scontrino all'interno della caffettiera, con pagamento online attraverso lettura del QR code affisso sulla caffettiera e infine sulla pagina dedicata all'iniziativa sul sito della fondazione www.sostenitorisantobono.it. A fine serata, dopo aver conteggiato le offerte, il Gambrinus comunica l'importo alla fondazione, che provvederà a inserirla nella pagina web dedicata e ad aggiornare il contatore relativo al progetto sostenuto, come sottolineato da Michele Sergio, titolare dello storico caffè. La caffettiera è alta 2,5 m, è larga 1,50 m. Se fosse vera potrebbe fare fino a 4.000 tazzine di caffè. Come funziona la donazione? Resterà qua? Sì, per 8 giorni, poi vediamo. All'interno si possono versare gli scontrini del sospesi, che non andranno, diciamo, alle persone bisognose, ma questa volta andranno ai bambini del Santo Bono per supportare la pet therapy. Oppure si può fare inquadrando col QR code qui e si può fare direttamente la donazione al sito. Siamo in collegamento con Donatella Trotta, presidente dell'associazione Colibri. Grazie per essere collegata con noi. Ben trovata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, Stelle di Pace, una manifestazione, un progetto che avete portato avanti nell'ambito di Altri Natali, questa manifestazione del Comune di Napoli per vivere il Natale in tutte le sue sfaccettature. Dove e come si snoda questa manifestazione? Sì, siamo molto contenti di aver vinto questo bando promosso e finanziato dal Comune di Napoli con uno sguardo policentrico a tutte le municipalità. Noi saremo nella seconda municipalità di Napoli, che è il cuore antico e pulsante della città, tra San Domenico Maggiore, il complesso monumentale, Sala del Capitolo e Corridoio San Tommaso, con una puntata al Teatro Nuovo ai Quartieri Spagnoli per uno spettacolo teatrale e infine con un gran concerto finale di Carols Internazionali per Rinascere, ospitati dalla prestigiosa Basilica del Carmine Maggiore in Piazza del Carmine. Ecco, il nostro progetto è una piccola costellazione di eventi che si snoda appunto tra questi luoghi magici della città in un momento tra l'altro particolarmente propizio di presenze non solo, diciamo, di cittadini residenti ma anche di napoletani di cuore e di cittadini temporanei, turisti, ai quali vorremmo offrire in modo trasversale proprio una sorta di rivisitazione delle tradizioni del Natale e del canone natalizio partenopeo attraverso appunto il presepe, ma rivisitato con sguardi di civiltà diverse, da quella portoghese, da cui partiremo con Uma Estrella, una stella di Manuel Alegre, il grande poeta portoghese che ha scritto un racconto poetico natalizio molto bello per bambini, ragazzi e anche adulti, e per continuare con la civiltà armena, incarnata dai testi e dall'esempio della grande scrittrice Antonia Arslan, che avremo l'onore di ospitare in persona il 27 dicembre per un incontro speciale, un reading in contrappunto musicale con la fisarmonica di Mari Zingarina e le letture di Agit Teatro, che prevederà anche un workshop per adulti. Mentre tutti gli altri reading musicali, come li abbiamo voluti chiamare, cioè in contrappunto con la chitarra di giovani musicisti come Paolo Cocozza, Romolo Borrelli e Maria Zingarina e altri musicisti dell'ensemble Coro Voce alle Arti, che sono sodali insieme con Agita Teatro e con l'Accademia di Belle Arti di Napoli di questo percorso, che usufruisce anche del
patrocinio del Consolato Onorario del Portogallo a Napoli, offrirà altri spunti, diciamo, di letture ad alta voce che si intrecceranno poi ad alcuni eventi clou. Insomma, praticamente questa manifestazione vuole in qualche modo far incontrare tradizioni diverse, mettere in relazione popoli diversi in questo momento storico così particolare. Proprio così, Fabiola, hai detto bene. In un momento di grande crisi economica, ambientale e globale, diciamo, del pianeta e con tutta la violenza che dilaga, abbiamo voluto seminare piccole scintille di luce, di speranza, legate appunto alla bellezza che la cultura veicola nell'incontro tra generazioni, tra arti, tra linguaggi differenti. Tant'è che un evento clou sarà lo spettacolo Lenore, che è un omaggio a Eleonora Pimentel Fonseca nei 270 anni dalla nascita, ospitato al Teatro Nuovo nell'interpretazione splendida di Nunzia Antonino e la regia di Carlo Bruni. Ma non solo, ci sarà anche una mostra comunitaria, come abbiamo voluto chiamarla, ovvero di 70 opere di studenti del corso di grafica editoriale dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, frutto di un contest, quindi di un cammino educativo promosso da Colibrì in sodalizio con l'Accademia di Belle Arti, che esporrà haiku e illustrazioni, quindi arte in dialogo, che hanno fruttato appunto un catalogo calendario intitolato Stagioni, che è un omaggio appunto non soltanto alla circolarità di queste arti che devono dialogare necessariamente tra loro e che possono essere musicate, interpretate con una parola agita, vissuta e illustrata dall'arte, ma diventano anche un'attenzione a un'ecologia della mente, a un rispetto della natura e di un avvicendamento di stagioni che si sta perdendo per il disastro climatico. Scusami se ti interrompo, ti chiedo dove è possibile trovare tutti gli appuntamenti, sia per i napoletani che vorranno seguirli, sia per i tanti turisti che sono in città. Naturalmente sul sito del comune, che ha tutta la rassegna, diciamo, di tutti gli eventi, 250 eventi in tutta la città e le municipalità, ma in particolare scrivendo alle email, nella fattispecie per Stelle di Pace, colibrinapoli@gmail.com con la K, che è la indirizzo di posta elettronica dell'associazione, ma anche per le prenotazioni, perché tutti gli eventi, va sottolineato, sono gratuiti, a ingresso libero, trasversali per adulti e bambini, ma solo i laboratori per bambini legati ai workshop per piccoli dai 5 ai 10 anni sono obbligatoriamente su prenotazione, scrivendo una mail ad agitateatro.it, in modo che, se si affrettano, insomma, ancora credo per la seconda settimana c'è qualche spazio, proprio perché vogliamo curare massimo 15 bambini per gruppo, per poterli seguire bene con i nostri operatori di Colibrì e di Agita, che faranno appunto laboratori di espressione teatrale, corporea, ma anche grafico-pittorica e così via. Ma soprattutto invito tutta la cittadinanza al gran concerto finale di Carols Internazionali per Rinascere, perché lì sarà un po' il suggello in musica di questo percorso di incontri, di dialoghi, di arte, poesia e teatro in gioco, con un omaggio alla pace, un inno alla pace, di carols che vengono dalla Russia e dall'Ucraina, dall'America Latina e dalla Nigeria, eseguito dal coro e ensemble Voce alle Arti, diretto dal maestro Antonio Berardo. Una bella occasione per accogliere l'anno nuovo e chiudere il vecchio con una speranza di pace che la piccola costellazione di eventi di Stelle di Pace vorrebbe accendere, grazie alla lungimiranza del Comune, che ha avuto forse per la prima volta uno sguardo così policentrico sulle realtà associative di questo nostro territorio così vivace. Allora, in bocca al lupo per la rassegna, grazie, insomma, veramente questo inno alla pace in questo momento è fondamentale. Arrivederci. Grazie, buona giornata a voi e tanti auguri. Siamo al calcio, il Napoli batte il Crystal Palace 3-1 in amichevole. Il gol per gli azzurri di Osimhen e doppietta di Raspadori in una partita amichevole disputata ad Antalya, località della Turchia, nella quale il Napoli ha completato ieri il ritiro invernale. Gli azzurri hanno battuto 3-1 il Crystal Palace.
I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo da Osimhen al 34esimo e nella ripresa da Raspadori al 29esimo e al 36esimo. Per gli inglesi la rete del temporaneo vantaggio è stata messa a segno nella prima frazione di gioco da Zaha al 32esimo. Ancora una volta brillano Osimhen, autore nel primo tempo di uno spettacolare gol che riporta il Napoli in partita, e Raspadori che subentra nella ripresa proprio al nigeriano e mette a segno ancora una volta una doppietta dopo quella realizzata nel precedente impegno amichevole. Si torna a Castelvolturno e ci si prepara per il ritorno del campionato. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, continuate a seguire i nostri programmi, ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Telemomero Notizie. Arrivederci.